Rossella Ferro, dunque, nuova società Magnolia e nuova avventura con questa squadra di Serie A2 di basket femminile. Un po', insomma, io seguo lo sport da più di 40 anni, una specie di fulmine a ciel sereno. Beh sì, diciamo da parte nostra c'era già il pensiero, come era stato fatto dalla Molisana nella vecchia gestione, di sostenere come main sponsor una squadra di basket. Però diciamo che questa volta abbiamo voluto intraprendere questa sfida e creare una squadra femminile. Io diciamo, sono stata una giocatrice di basket, ovviamente ho militato nei campionati minori, però il basket mi ha trasformato. Trasferito veramente tanto in termini di grinta, di coraggio, di rispetto delle regole e soprattutto di sana competizione. Oggi devo diciamo anche gran parte del mio atteggiamento, del mio carattere, delle mie competenze, anche la capacità di leadership anche a questa attività, perché è uno sport molto per le donne poi molto impegnativo, è uno sport di contatto, è uno sport di squadra e che io reputo oggi per le donne che ancora meglio di prima, ma che comunque ancora devono un po' competere, non così alla pari con gli uomini, molto molto importante. Senti, non sai quanto mi hai fatto felice, perché io che praticamente ho fatto dello sport la mia ragione di vita, evidentemente sentir dire queste cose, insomma, da una imprenditrice, l'hai detto del basket, però sarebbe surrogabile a qualsiasi altro sport, perché per me lo Assolutamente. sport in generale è veramente una palestra di vita. Guardi, io mi ha tolto le parole dalla bocca. Ringrazio mio padre che ancora è qui, che lavora, e perché sia a me che a mio fratello ci ha iniziati sin da quando eravamo piccolissimi allo sport. Io ho praticato ogni tipo di sport. Anche a livello agonistico, perché mio padre ci delle volte anche violentava, devo dire, anche la competizione, perché anche quella comunque arricchisce. Sono stata campionessa regionale di sci, ho giocato a tennis, nuoto, insomma, e per me lo sport diciamo, è un po' tutto, veicola valori sani, ti aiuta dopo anche a in qualche modo risolvere problemi anche di ansia, di come scaricare l'ansia facendo diciamo, movimento. Quindi non come dire, facendo riferimento e ricorso ad altri espedienti, ma semplicemente sfogando appunto con la corsa, quindi con il sudore, tutta un po' l'adrenalina che accumuliamo ogni giorno nel lavoro che è comunque molto impegnativo. Va bene, potrei fare grandi riferimenti anche all'importanza dei carboidrati nello soprattutto nel ciclismo, insomma, più in generale, un po' in tutti gli sport, però quindi la pasta, chiaramente in questo caso pasta alla molisana, ci mancherebbe altro, però insomma l'ultima cosa che volevo chiederti, quindi parteciperete a questo campionato evidentemente per fare bene. Assolutamente sì, pasta sì, è assolutamente molto coerente, per questo lo facciamo, pasta è sport, noi sappiamo perché cerchiamo anche di avere un'attività nei confronti dei nostri consumatori che sono sempre più evoluti, un'attività anche di educazione a un corretto stile di vita. Corretto stile di vita significa quindi non solo mangiare bene ma anche muoversi. Purtroppo io rilevo dall'ultimo rapporto CONI, sottoscritto dal Malagò, appunto dal Presidente, che purtroppo il Molise è tra le ultime regioni come tasso proprio di sedentarietà, quindi c'è poca propensione al movimento, per cui ben venga la promozione di una squadra che in qualche modo può effettuare una sorta di effetto plagio contagioso e quindi coinvolgere sempre di più i giovani nello sport, in questo caso nel basket, attraverso i vari, diciamo, il mini basket e il settore giovanile. Certamente vogliamo fare bene, ovviamente non vogliamo dichiarare più del dovuto perché comunque siamo gli ultimi arrivati, abbiamo acquisito questo titolo, stiamo componendo la squadra in tempi anche un po' brevi, però abbiamo già ingaggiato delle giocatrici importanti, tra queste sicuramente posso citare la Ciavarella che adesso è stata agli europei in nazionale ed ha disputato delle veramente ottime partite, quindi siamo fieri di averla potuto ingaggiare. A settembre faremo un evento di presentazione proprio della squadra. Vabbè, in questi casi, come si dice, in bocca al lupo. E io dico crepi.